Benvenuti! In questo tour andremo a visitare la Basilica di Sesto e la Chiesa di Santa Cecilia in Città Ducale. Qui ci troviamo di fronte alla Basilica di Santa Maria di Sesto, una fra le più piccole e antiche chiese extraurbane di Città Ducale. La chiesa si trova alle pendici di Colle Cerretopiano, nei pressi della stazione di Città Ducale. La chiesa ha origini antiche e venne costruita intorno all'undicesimo secolo, in stile romanico, e si ipotizza che venne costruita su un precedente luogo di culto pagano, dedicato probabilmente alla dea Vacuna. Il nome della Basilica di Sesto deriva probabilmente dalla sua posizione geografica, cioè la chiesa si trova al sesto miglio romano da Rieti. C'è però un'altra ipotesi, che lega il nome della chiesa al sesto mese del calendario pre-giuliano, cioè quel periodo in cui si celebrava l'ascensione di Maria. Se guardate la facciata esterna, la chiesa appare piuttosto spoglia, eppure anticamente era decorata con splendidi mosaici. Gli interni invece erano impreziositi da cicli di affreschi, risalenti al XIII e XIV secolo. Spostandoci all'interno, possiamo vedere ad esempio tracce di questi più antichi affreschi. Nell'affresco della parete sinistra, purtroppo danneggiato dal tempo, si intravede l'immagine di una Madonna con aureola stellata. Essa è rappresentata in posa stante e tiene in braccio il bambino in atto benedicente. Le due figure sono circondate da una nube, quasi a voler indicare un'apparizione. Vediamo la presenza ai piedi della Vergine di tre figure maschili che rivolgono preghiere alla Madonna. Vediamo un uomo con un saio francescano e con un rosario fra le mani, un altro inginocchiato in preghiera e l'ultimo in posa orante, vestito secondo la moda del tempo. All'inizio del Seicento la chiesa venne provvista di nuovi portali e anche di una nuova facciata ispirata alle correnti barocche e terminata solo nel 1613. Anche all'interno, nell'abside, fu realizzato un nuovo ciclo decorativo, sempre di gusto barocco. Vediamo rappresentati ai lati San Pietro e Paolo e al centro la Madonna con Bambino. Nella parte sommitale dell'abside è rappresentata la scena dell'Ascensione di Maria, elevata in cielo da quattro angeli. Poi vediamo un fitto circolo di nubi nelle quali si intravede la figura di Dio Padre che attende la sua eletta. Proprio al centro della chiesa, al termine dei lavori, nel 1620, venne incastonata sul pavimento un'epigrafe commemorativa, in cui il vescovo Quintavalle identifica Santa Maria di Sesto come ombelico d'Italia, cioè centro d'Italia. Ma è un particolare di estrema rilevanza se si pensa che anche in diversi autori latini, come Plinio il Vecchio, si ritrovano le stesse indicazioni geografiche che porterebbero a individuare in questo territorio il vero centro d'Italia. Adesso ci spostiamo all'interno del borgo cittadino, dove possiamo ammirare la chiesa di Santa Cecilia, in piazza Cerretopiano. La piazza è omonima del colle su cui venne edificato il paese di Città Ducale. La chiesa fa parte del quartiere di Santa Croce, cioè uno dei quattro quartieri in cui venne divisa la città angioina al momento della costruzione. Ognuno di questi quattro quartieri presentava una piazza e una chiesa. Entrambe erano importanti centri di aggregazione, sia sociale sia religiosa, per gli abitanti del quartiere stesso. Fra le quattro chiese che davano il nome ai quattro antichi quartieri, l'unica esistente ancora ad oggi è la chiesa di Santa Croce. Nonostante questa fu semidistrutta dal terremoto del 1703, dopo alcuni rifacimenti nel corso dei secoli, la chiesa vive oggi sotto il nome di Santa Cecilia. È possibile ricostruire le varie fasi strutturali e quindi storiche della chiesa a partire dalla facciata. Come potete vedere, nella lunetta del portale d'ingresso si trova il busto benedicente di Dio Padre, al di sotto del quale viene riportata in caratteri romani la data 1471, che segna probabilmente l'anno di costruzione dell'antica chiesa di Santa Croce. Essa si presentava come una chiesa in stile gotico-romanico a tre navate. Dopo il terremoto, la struttura fu rimaneggiata in termini tardo-barocchi. La copertura fu rialzata di qualche metro, rimpicciolendo così la struttura generale della chiesa.
Infatti la navata sinistra fu eliminata, mentre la destra fu isolata e pertanto la nuova chiesa si presentava e si presenta ancora ad oggi in un'unica navata. La facciata testimonia tali modifiche e come potete vedere, le aperture quali il portale, un rosone e un finestrone rettangolare sono piuttosto decentrati l'uno dall'altra. Ma il vero tesoro della piccola chiesa si trova al suo interno. Possiamo apprezzare pregevoli affreschi tardo quattrocenteschi, fra cui un'interessante crocifissione. Nell'ambiente retrostante l'abside è conservato l'affresco raffigurante l'Annunciazione e due pannelli laterali raffiguranti San Giovanni Battista e la Madonna in trono. L'altare maggiore dell'attuale chiesa presenta una tela con la raffigurazione di Santa Cecilia, santa a cui venne dedicata la chiesa nel Settecento. Il culto a Santa Cecilia venne introdotto dalla vicina borgata di Petecia, che alimentava il culto per la santa. Santa Cecilia è la protettrice dei musicisti, ecco perché la chiesa ospita ancora oggi la scuola della banda di Città Ducale. La chiesa è un vero e proprio gioiello, a cui tutti gli abitanti del quartiere tengono in modo particolare, preservandola con cura ogni giorno. Ancora oggi ospita ogni anno varie celebrazioni ed eventi particolari. Come avete potuto vedere, queste due chiese, seppur piccole, ma molto antiche, sono un vero gioiello per Città Ducale, un gioiello di grande importanza storica, artistica e culturale. Il nostro tour finisce qui, grazie per la vostra attenzione.